Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Tanto vi do gli auguri. È chiaro, oggi è il secondo giorno di Natale. Io sono appena rientrato dal Mazza, quindi da Ferrara, e faccio subito il video. Bene, che dire, oggi una partita. Abbiamo visto i ragazzi scendere in campo, secondo me con la mentalità giusta e le idee giuste. Abbiamo trovato di fronte una SPAL che nel primo tempo ha dato non pochi grattacapi alla nostra formazione. E bisogna dare atto che comunque questa SPAL è una squadra di tutto rispetto, ma detto questo, per arrivare a vedere qualcosina dobbiamo aspettare il 41esimo, quando Dijkman effettua l'assist per Rabbi, e niente, fondamentalmente Rabbi era in fuorigioco, come poi andrà il VAR a vedere, a valutare, quindi rete annullata per fuorigioco. Bene, che dire, un primo tempo fondamentalmente così, ecco, come ho anticipato prima, la SPAL che ha comunque detto la sua, Pisa non ha ingranato subito all'inizio, è rimasta un po' un centrocampo oggi che ha sofferto parecchio. Poi Torre Grossa è stato sostituito da Sibilli per infortunio, dopodiché al 54esimo Sibilli insacca la rete dell'1-0. Via via nello scorrere della partita, Alessandro Murgia al 62esimo viene espulso per doppia ammonizione. Poi vengono effettuate sostituzioni a Mister D'Angelo, è entrato in campo Esteves al posto di Beruato, un cambio, io direi, di Esteves, grande spolver. È entrato Nagy, poi è entrato Mastino, insomma, e lo stesso Marutan sbuccia, diciamo così, il palo, buccia il palo, e quindi nega il 2-0 del Pisa, io penso assolutamente meritato. Dopodiché abbiamo avuto altre occasioni, veramente altre occasioni buttate al vento, peccato perché potevamo chiudere definitivamente, quindi tirare giù la saracinesca definitivamente su questa partita, che poi comunque la SPAL ha cercato in ogni caso con le varie sostituzioni che sono state fatte di cercare di pareggiare la partita, ma non c'è stato niente da fare. Un Pisa determinato, un Pisa assolutamente determinato, nel secondo tempo padrone del campo, padrone del centrocampo. Purtroppo non sono entrate le 2-3 occasioni che ha avuto il Pisa, ma niente da dire, un Pisa effettivamente, fondamentalmente in veramente in grande spolvero. Io l'avevo detto e lo ribadisco, un Pisa che può dire ancora, cioè ha da dire altro, non, un Pisa che non si ferma qua, un Pisa che è, secondo me è ancora all'80%, è ancora all'80%, ma io credo che scusate la voce perché oggi il tifo non mi sono, diciamo così, tirato indietro dal tifo, anzi, quindi poi ho incontrato anche amici al Mazza, eccetera. Bene, e stavamo dicendo, un Pisa che fondamentalmente ha ancora da dire tanto a questo campionato. Io sono sicuro e sono convinto. Io l'ho detto, lo ripeto e lo ribadisco. Un Pisa veramente in crescita, in forte crescita. Abbiamo visto, ripeto, diciamo il discorso di non avere inquadrato bene, diciamo così, la SPAL, perché comunque, ripeto, la SPAL usciva da una vittoria col Parma, e quindi essendo in casa avrebbe voluto, diciamo, dire di più, ma ha trovato un Pisa fondamentalmente che è stato nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, superiore. Al di là dell'espulsione di Murgia, comunque Pisa che aveva già approcciato la partita in un certo modo, tant'è vero che il vantaggio è arrivato al 54esimo, quindi non ci sono scuse, perché l'espulsione è arrivata al 62esimo per Murgia, quindi non c'è neanche da dire, Pisa eravamo 11 contro 11, quindi niente. Ma l'unica defiance, diciamo così, che ha avuto il Pisa è quella di non riuscire a chiuderla, ma siamo contenti così, perché fondamentalmente siamo contenti così. Bravi ragazzi, bravo Mister D'Angelo, bravo Taddei, tutti l'entourage, quindi questo Pisa ci ha regalato questa vittoria di fine girone di andata, e ha permesso di rimanere quinti in classifica. Bene,
io vi rimando alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, che verrà trasmessa il 28, quindi mercoledì, eh? Quindi vi aspetto tutti qua, saremo tutti qua per darvi gli auguri a tutti per un nuovo anno, e nella speranza che quest'anno ci porti veramente veramente bene. Ma io sono convinto e sono sicuro di sì. Noi avremo Cittadella in casa il 14 gennaio, una partita che mi brucia ancora dalla sconfitta, insomma, che abbiamo avuto a Cittadella, ma non per demeriti della squadra, sicuramente perché un atteggiamento arbitrale assolutamente assurdo. Ricordo che sono stati dati 3 rigori, forse uno c'era, ma gli altri invenzione totale. Bene, io vi rimando alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Che dire più? Io vi ricordo una cosa, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fate crescere il canale. Bene ragazzi, io la chiudo qua col dire questo. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A mercoledì.